Eccoci qui amici, oggi mi tocca farlo prima il video per varie motivazioni. Bene, parliamo in questo videoclip di SmackDown, il draft e quindi la card momentanea di Hell in a Cell che ha subito delle variazioni. Innanzitutto partiamo dal draft, dove ad inizio puntata Stephanie McMahon dà il benvenuto all'edizione 2020 del draft. La prima scelta per Raw è Drew McIntyre, mentre SmackDown mantiene Roman Reigns. La seconda scelta di Raw è Asuka, mentre SmackDown accoglie Seth Rollins. La terza scelta di Raw è l'Art Business e tutto questo chiude il primo turno del draft. Rollins, intervistato da Caleb Braxton, dice: "Finalmente non avrò più tra i piedi Rey Mysterio e Dominic, ma vedremo tra un po' se è vero tutto questo." Il False Count Anywhere match tra Big E e Sheamus è vinto da Big E. Poi novità per quanto riguarda l'Hell in a Cell match tra Roman Reigns e Jey Uso, sarà un Hell in a Cell e Quit match, il primo della storia, quindi all'interno della cella infernale, ma chi dirà la frase Quit, ovvero io uccido, perderà. Poi, secondo turno del draft, sempre con Stephanie, la prima scelta di Raw è AJ Styles, mentre SmackDown prende Sasha Banks, Raw prende Naomi, mentre SmackDown avrà Bianca Belair. L'ultima scelta di Raw sono Shayna Baszler e Nia Jax. Inoltre, Nia Jax a SmackDown sfideranno per i titoli di coppia Nakamura e Cesaro. The Miz e John Morrison hanno affrontato Jeff Hardy e Matt Riddle con la vittoria di quest'ultimi, ma dal nulla ricompare e ritorna dopo un anno di stop Lars Sullivan, che fa piazza pulita di chiunque. Terzo round del draft, Raw sceglie Ricochet mentre SmackDown seleziona Jey Uso. Raw poi sceglie Mandy Rose, SmackDown sceglie Rey Mysterio e Dominic. Raw alla fine sceglie The Miz e John Morrison. Quindi, cari amici, Rey Mysterio, Dominic, la famiglia, Seth Rollins, la vedremo a SmackDown. Sono contentissimo. Poi match tra Sasha Banks e Bayley, che praticamente finisce per squalifico la vittoria di Sasha Banks. Poi, sorpresona della serata, il New Day si laurea per l'ennesima volta campione di coppia di SmackDown battendo Nakamura e Cesaro. Quarto e ultimo round del draft, che continuerà a Raw lunedì prossimo, e quindi sono proprio quelli del New Day ad andare a Raw, che quindi saranno a questo punto i Raw Tag Team Champions. Quindi a questo punto si pensa che gli Street Profits approderanno a SmackDown, ma solo i campioni, perché Big E resterà a SmackDown. Quindi, cari amici, dopo tanti e tanti anni, il New Day non è più una stable di tre uomini, ma Big E è lanciato definitivamente di carriera in singolo. Raw prende Dana Brooke, mentre SmackDown il Mr. Money in the Bank Otis. Ultima scelta è però Angel Garza. Poi Kevin Owens contro The Fiend, vince The Fiend, al termine The Fiend scompare dal ring e riappare sullo stage faccia a faccia con Alex e due scrutano Owens a terra. Quindi che dire, cari amici, per quanto riguarda
Poi Ali Nasser, abbiamo detto, Ali Nasser è il quit, il primo della storia tra Roman Reigns e Jey Uso. Drew McIntyre rimane a Raw e affronterà, come sapete, Randy Orton nell'Ali Nasser match, a meno che non si decide che Randy Orton passa a SmackDown, ma non credo. Secondo me basta Seth Rollins. E poi mi sa, non è stato ufficializzato, ma lo sarà penso in queste ore. Parliamo di Sasha Banks contro Bayley nell'Elimination Match. Quindi, per questo video è davvero tutto. Ovviamente, martedì faremo il resoconto dal draft, parlando delle scelte fatte a Raw. Poi farò un altro video a parte, con tutti gli spostamenti definitivi, anche perché poi dobbiamo anche capire, per esempio, la Sullivan dove sarà a posto, se a SmackDown o a Raw. Certo, chi legge come me le notizie di tutte le tipologie ha letto, c'erano costanti notizie, ma che si dice sulla Sullivan ritornerà, non ritornerà. Quindi per questo video è tutto. Credo che per oggi arriverà qualche altro video, magari MotoGP, Formula 1. Quindi non è finita per oggi la lista della novità dei video. Noi ci vediamo quindi al prossimo. Buon proseguimento a tutti. Sempre qui col vostro Nicola Lucia. Ciao!